Parma in questi anni è stata molto sollecitata. È evidente che la nostra città ha una tradizione di diverse centinaia di anni di cultura. Le nostre dominazioni, chiamiamole così, ci hanno lasciato sicuramente una grande impronta, ma il Novecento insomma ha segnato quello che sono i grandi personaggi della nostra cultura cittadina, che poi sono andati ovviamente anche in tutta Italia, anche in tutto il mondo, se pensiamo alla famiglia Bertolucci e ad altri. Ma io mi fermerei sul contemporaneo, il contemporaneo che invece ha da una parte un ricordo di quello che è stato, dei caffè della cultura degli anni 60, degli anni 50 e del mondo contemporaneo che si muove con velocità e tempistiche diverse. La capitale della cultura da questo punto di vista è stato una straordinaria occasione per provare a ricucire i fili di diverse velocità, di diversi modi di fare e vedere la cultura. Le attività che si stanno sviluppando, il rilancio del Teatro Regio, del Festival Verdi, le sale che si stanno aprendo all'interno della Pilotta, anche problemi che stiamo cercando di risolvere, come quelli ad esempio della Camera di San Paolo, della sua apertura, che per noi è un patrimonio e non solo per noi ma anche per l'UNESCO, e che invece insomma lato ministero stenta a rimanere aperta per le ore necessarie. Ma abbiamo stretto in questi anni dei collegamenti che vanno in tutta la provincia, perché non si può essere autoreferenziali nella parte del patrimonio culturale ma anche della produzione culturale, quindi accordi con altri comuni, con altre città, con anche altri territori, perché se pensiamo che all'interno della capitale della cultura c'è un accordo anche con Piacenza e Reggio Emilia per dare un'idea di area vasta. Ma tornando nel nostro locale, noi abbiamo una serie di eccellenze, a partire dai diversi teatri che animano la nostra città, perché abbiamo citato il Teatro Regio, ma ovviamente non possiamo non citare il Teatro 2, il Teatro delle Briciole e il Teatro Europa e gli altri piccoli teatri, il Teatro del Cerchio, il Teatro del Tempo, tanti teatri che popolano una città, diciamo, di medie dimensioni, 200.000 abitanti. Proporzionalmente noi abbiamo una produzione di teatri che a livello nazionale e internazionale si meriterebbe una città internazionale magari di dimensioni più grandi. Quindi questo fermento culturale, però non sempre, lo dico da persona che può guardare in modo anche tangenziale questo mondo, non sempre intercetta il popolo di Parma, le persone, i cittadini, che quindi si dividono in persone che hanno visto il mondo, sono state protagonisti di un mondo, e persone che vivono invece la contemporaneità. Questi due mondi devono essere legati e capitale della cultura sarebbe stata in un modo diverso, ma oggi comunque è, perché il 2021 è tutto da venire, il modo e il momento in cui collegare questi due mondi. Il Teatro Regio ad esempio si è aperto alla contemporaneità con Verdi Off, andando nelle strade, uscendo dal teatro stesso, che è da una parte una meraviglia dal punto di vista architettonico, ma dall'altra sicuramente rappresenta la tradizione e che quindi non può essere la contemporaneità, che invece ci ha dato Verdi Off. Le rassegne musicali che in città stanno, ci sono delle tradizioni consolidate, ma anche stiamo cercando di porre delle novità all'interno di istituzioni come la Casa della Musica, ecco, ma anche all'interno del contesto della Casa del Suono, senza tener conto dei quartieri che hanno sempre più la necessità e la fame di avere offerte culturali. Quest'anno, nell'anno del Covid, un anno particolare, se vogliamo difficile, però il Festival Verdi si è inventato il fatto di realizzare delle opere in forma ridotta su dei camion itineranti che potevano andare in giro per la città. Sono stati molto apprezzati e molto partecipati, proprio perché anche dai quartieri c'è fame di realizzare la cultura nel luogo, non solamente di venire nella parte monumentale a fruirla. Quindi questo piccolo excursus, non da persona che fa parte del mondo della cultura, ma perché la cultura sta cercando in questi anni di sostenerla e soprattutto di anche dare dei punti di vista un po' diversi, un po', come dicevo prima, un po' di taglio, perché altrimenti chi vive tutti i giorni immerso nella cultura ha a volte un'inerzia che non è quella del mondo, e la nostra città tante volte vive di piccole inerzie che, visto che abbiamo le grandi potenzialità, ecco, quando le stimoliamo sappiamo distinguerci, come è stato i diversi premi, le diverse iniziative che abbiamo fatto in questi anni. Io penso che la chiave di lettura debba essere questa:
abbiamo una grande tradizione, serve innovarla, serve trasformarla per diventare contemporaneità e continuare a mantenerla attrattiva per le nuove generazioni. Questo è il messaggio che mi sentirei di mandare a tutti.